Buona giornata dell'Onor. Oggi mi è stato chiesto di vedere la situazione dell'Italia, se riuscirà ad andare agli europei in Germania nel 24. Allora, ho estratto le carte, però prima voglio farvi vedere cosa mi ha detto il pendolo. E non sono delle gran belle risposte, nel senso che io non ci spererei troppo, ecco, se fossi in voi, perché comunque non è ancora deciso tutto, però ciò che è deciso non è bello. Allora, l'Italia andrà in Germania per gli europei. E qui mi va sui 45 gradi. Però dovete sapere che i 45 gradi spesso mi stanno a indicare delle situazioni che volgono al positivo, così come i 135 invece mi indicano delle situazioni che volgono al negativo. Qui, logicamente, è un quadrante creato non da praticanti, o comunque magari l'hanno creato sotto, diciamo, ciò che invece ricevono loro come notizia, appunto, a livello di notizie dell'universo. Però qui alla domanda se l'Italia andrà in Germania, io ho i 45 gradi, quindi qui la risposta sarebbe che volge al positivo o al massimo una certa indecisione nella valutazione, appunto. Le carte estratte invece non mi piacciono. Allora, asso di coppe capovolto, no. Poi abbiamo le stelle che portano una indecisione e qui ci rifacciamo a ciò che ha detto il pendolo prima. Intravedono una fioca possibilità, però è molto bassa. Campana al contrario, ossia 10 di picche, no. E 2 di bastoni, no. Quindi è molto probabile che l'Italia non vada agli europei del 24 in Germania. Dovete tenere presente anche che vi è la possibilità che non vengano svolte se dovesse estendersi il conflitto che è in atto adesso. Quindi possono essere diversi ai motivi per cui non si può andare. Comunque stiamo a vedere, faremo altre letture magari più avanti. E comunque questa è la valutazione attuale, la situazione attuale per come è adesso. Vedo molte difficoltà per l'Italia a poter partecipare. E faremo stesure in futuro, però non contateci troppo. Poi magari se avrò tempo valuteremo anche la situazione delle squadre in gara, però lo farei proprio come passatempo, ecco perché sono sempre oberata di impegni e di valutazioni veramente importanti per persone che hanno bisogno di aiuto e quindi lo farei insomma, nel tempo libero, tempo perso. Io vi auguro buona giornata e a presto.